Allora, ciao a tutti da Giovanni dall'Otto Idea. E oggi vi faccio vedere questo bellissimo albero di melocotogno che all'incirca va una trentina d'anni. 30 anni. E oggi vi sto facendo vedere questo albero dove abbiamo, qui siamo nel terreno della signora accanto, della mia vicina di casa, dove abbiamo raccolto le mele cotogne per fare la cotognata, che potete trovare il video sul mio canale, di cui il titolo è La cotognata della signora Paola. Potete trovare. Abbiamo preso all'incirca 5 kg di mele cotogne e abbiamo fatto questo video della cotognata. Oggi sto andando a riprenderlo di nuovo perché che ho preso una mela cotogna, la più grossa che c'era. L'ho fatta, diciamo, maturare altri 20 giorni nell'albero, in modo che si maturavano anche bene i semi. E ora vi faccio vedere la semina della mela cotogna. Allora, eccoci qua. E ora andiamo a seminare i semi di mela cotogna. Ho preparato 6 vasetti. Ne andrò a seminare due, questi sono i semi di mele cotogne, vedete? Già sono state già maturate nella mela cotogna, che l'ho lasciata fino a 2 giorni fa nell'albero, che già abbiamo visto nel video, vi ho fatto vedere l'albero, l'ho lasciata maturare. E questi sono i semi già ricavati di una mela cotogna, come potete vedere qua. Va bene, ora andrò, già sono asciutti, puliti, sono stati puliti e asciutti, andrò a seminare due per ogni vasetto piccolino, così. Poi quello che è meglio, più forte, diciamo, che noi andiamo a vedere che ha attecchito meglio, lo lasciamo stare, quello là possiamo andare anche a toglierlo. Andiamo a sotterrare così piano piano, minimo 2 centimetri, così, 2 cm, 1 e 2. Andiamo a buttare la terra di sopra così e andiamo a mettere poi l'acqua, che questo è il primo. Poi andiamo a fare gli altri. Non attecchisce uno, un seme attecchisce l'altro. E andiamo poi a lasciare solamente uno, quello il migliore. Andiamo così. Va bene. E già sono state seminate. Il melo cotogno si può innestare anche qualche tipo di pero, diciamo, alcuni tipi di pere, però la maggior parte viene innestato di mele cotogne. I vivaisti lo fanno crescere da seme e innestare la mela cotogna che loro decidono di innestarla, va. Siamo a novembre, quasi alla fine di novembre, perciò fino a marzo hai tutto il tempo di stratificare il seme e poi cresce. In primavera cresce e abbiamo la piantina. Vabbè, detto questo, ora le lascio così, gli do l'acqua, li metto a cielo aperto. Quando piove, piove, si bagnano soli. Se c'è ovviamente delle belle giornate, gennaio e febbraio, che la terra già di sopra è un pochettino secca, li andrò a mettere sempre l'acqua. Io aspetto i germogli. Poi vediamo i risultati che vediamo in primavera. Va bene. Allora, trascorsi più di 3 mesi, 3 mesi e mezzo, dalla semina che ho fatto del melocotogno,
in autunno, alla fine di novembre. Oggi abbiamo 13 marzo del 2020, perciò già sono passati più di 3 mesi, 3 mesi, 3 mesi, un paio di giorni, diciamo. Va. Come potete vedere, i semi sono germogliati, per ora ancora ne è germogliato uno, perché ne ho messi due di ogni vasetto, in modo che se un seme non va bene, non fa buon filo, non germoglia, c'è l'altro che è germogliato. E ora ce n'è uno qua, poi ce n'è un altro qua, sta germogliando qua. E poi ce n'è un altro qua che sta spuntando, qua si vede il germoglio, così questo bianco che sta spuntando, invece sarà tra oggi e domani, poi esce come questo qua. E poi aspetto gli altri che germogliano, speriamo che il seme era buono, perché non si sa se era buono o era secco. Io ho seminato tutti quanti, perciò poi quello che prende prende. Va bene, ora aspettiamo un altro mese per fare vedere, poi concludo il video e per fare vedere la piantina che sarà alta all'incirca 8-10 cm, anche di meno, vediamo. E poi concludo il video. Va bene. Allora, eccoci qua di nuovo, un altro aggiornamento dall'ultima volta del 13 di marzo che i semi hanno germogliato, e oggi ne abbiamo 18 maggio, perciò più di 2 mesi. Ho aspettato che le piantine sono cresciute un po', perciò più di 2 mesi dall'ultima volta che ho fatto la ripresa, quando sono nati, che si sono già formati. Sono piantine all'incirca 10 cm, 1, 2, 3, queste sono le piantine del melocotone, della semina, nati da seme. Va bene, ora concludo il video, dopo che è passato tutti questi mesi, per fare vedere alle persone che dopo la semina che nascono le piantine di melocotone. Ora no, ora le piantine queste non lo so, qui nei vasetti le potete lasciare anche per un anno e mezzo, insomma, il tempo che si fa l'apparato radicale, si formi e la pianta un pochettino cresce, poi si decide di metterla direttamente a dimora di un angolo nel lotto per farla crescere, o lasciarla stare così, o il melocotone, quello che viene viene. O se no si può innestare poi delle melocotone che voi desiderate. La potete fare anche come bonsai, la potete anche domesticare come bonsai. E insomma, questo è tutto il procedimento, dall'inizio alla fine. E qua ci sono, mentre che c'è, ci sono, queste qua erano le dalee di melocotone che ho fatto il video, che potete trovare il video sul mio canale, come riprodurre Betalea in melocotone. Questo trovate sul mio canale il video. E queste qua sono la semina che sono nate qua. Li sono messi qua, ci ho buttato un pochettino di acqua. La terra deve essere sempre umida, non eccessiva, ma giusta. Lasciata così a cielo aperto. Va bene. Allora, io con questo video concludo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se qualcuno vuole fare sia le talee o seminare i semi di melocotone, che poi ovviamente se le volete crescono così, nasce una melocotone diversa o no, una non è buona, insomma, tutto così, un'esperienza per vedere cosa nasce di un seme di melocotone. O se no, poi dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, quando il tronco su e giù all'incirca 2 cm, poi viene. Si può innestare, casomai, una varietà che volete. Invece le talee vengono come la pianta madre. Queste fanno i melocotoni come la pianta madre, perché sono talee. Questi qua invece da seme
Non si sa cosa, come via, se viene una melocotone buona o non è buona, o piccolina o non ne fa, insomma, questo lo dovete scoprire da voi. Va bene, io vi saluto, con questo video concludo. Un abbraccio a tutti da Giovanni, ciao, al prossimo video, ciao.